Simone Calori per ForzaSanjo.it. Ne parlavamo, Simone, prima di cominciare questa video intervista. Pasqua serena, ma non troppo, nel senso che speravamo, confidavamo di poter festeggiare questo evento proprio con la salvezza. Per pochino ancora non ci siamo, Sì, purtroppo, cioè, non è che abbiamo fatto dei calcoli in precedenza, però sinceramente con 45 punti avrei firmato che eravamo salvi, insomma, sì. Anche guardando il campionato dell'anno scorso, sì. Con le stesse squadre, nel senso il numero di squadre, la salvezza a 39 l'anno scorso si sono salvati. Quindi, cioè, avere 6 punti in più a 2 giornate dalla fine non essere matematicamente salvi. Sì. C'è molto dispiacere perché sì. Per il campionato che sicuramente abbiamo fatto nel giro d'andata e per quello di ritorno in cui potevamo magari fare qualche prestazione diversa, qualche risultato diverso anche soprattutto fuori casa, perché abbiamo sì. Sempre steccato, un po' di rammarico rimane perché la Pasqua sicuramente e sinceramente potevamo passarla in modo più sereno, insomma. Quindi, senti, però... hai da capitano, va bene, hai diciamo anche il compito di tenere ben alto il morale del gruppo, il morale di te stesso ma anche del gruppo, insomma, no? Sì, ma questo è un po' un ruolo che... Le alternate, Frattesco, Scini, sì, sì, Scarpelli, Di Santo, insomma, tutti, gli elementi insomma... un pochino più esperti, dovete un attimino tenere su questo gruppo che magari ma un po' ne avete sentito. Il gruppo è indubbio che ci sia anche una sorta di arrabbiatura, un po' di delusione da parte di alcuni. Ora abbiamo riniziato la settimana appunto da oggi, dobbiamo smaltire un po' questa delusione, ricaricare le energie e far sì che tutta la nostra gente unita ci inciti come ha fatto durante tutto l'anno, perché noi ai nostri tifosi c'è da dirgli veramente ben poco, perché ci hanno seguito ovunque, ci hanno incitato ovunque, ogni domenica. Credo che si meritino quantomeno di festeggiare una salvezza domenica e questo è quello che mi auguro e questo è quello che i ragazzi spero e credo indubbiamente che vogliano dare. Ci abbiamo qualche acciacco, ci abbiamo qualche squalificato, non sarà semplice perché vanno gestite alcune situazioni, però insomma siamo un po' acciaccati, ma per domenica ci saremo e come, insomma, e cerchiamo di fare il nostro meglio. Rappresenta una finale la gara con San Gimignano? E rappresenta una finale, più che altro rappresenta un riscatto per quanto riguarda il nostro campionato, è stato un campionato sicuramente al di sopra delle righe, nel senso per la squadra che abbiamo, perché poi dobbiamo fare conti anche con le altre squadre. Guardando un po' all'inizio, i 29 punti del girone d'andata avevano fatto un po' presagire a un campionato un po' come l'anno scorso per quanto riguarda perlomeno il punteggio, insomma. E il giorno di ritorno abbiamo appunto, come ho detto prima, sofferto un po' più in trasferta, nel senso che non siamo stati così incisivi quando potevano bastare qualche pareggio. Sì. Bastavano un paio di pareggi nei posti giusti che magari era... Ma guarda anche un pare col Cannara. Col Cannara, sì, anche in casa, certo. E questo è un po' troppo, l'hai detto più volte anche te, troppe fasi un po' troppo altalenanti. Sì. E sicuramente dipende anche dalla giovane età del gruppo, perché poi alla fine in campo il nostro gruppo credo che siamo tra i primi tre più giovani del campionato e anche un po' di inesperienza, no? Le altre squadre magari hanno qualche giocatore in più di esperienza, anche di eccellenza, di giocatori che hanno fatto eccellenza, che però servono in certi momenti, in certe fasi della partita. Questo a noi è un pochino venuto meno, ma spero vivamente innanzitutto di portare a casa la salvezza matematica il prima possibile, e poi soprattutto che ovviamente errori o non errori anche da parte dei giocatori, che abbiano acquisito quell'esperienza per chi rimarrà il prossimo anno, che poi non ricommettano poi nella prossima stagione per chi rimarrà, insomma, questa è la cosa più importante. Simone Calori si è rimboccato le maniche, nel senso che ultimamente, insomma, quello di col Montevarchi, in altre occasioni, giovedì con tutto cuore, è sempre uno dei migliori, insomma, quando l'età a volte conta fino ad un certo punto, perché insomma non sei più calcisticamente giovanissimo, però sei sempre, insomma, quella verve magari è mancata in alcuni frangenti a questa squadra, non so se sei d'accordo. Ma per quanto riguarda l'età purtroppo sì, c'è e si sente, per quanto riguarda la verve questa è una cosa che credo che più si va avanti col tempo e più manca un po' nei ragazzi, nelle nuove leve. Cioè, c'è un pochino meno fame, si vive in un mondo diverso, peggiore per tante cose ma migliore per altre. Sta mancando un po' la fame un po' in tutti i campi, questo è un po' l'aspetto secondo me che ti fa fare qualcosa in più o qualcosa in meno. La qualità c'è,
Forse in certi frangenti sì, un po' di esperienza sicuramente è mancata, però non dobbiamo fare una colpa ai ragazzi sì. che sono in campo, semplicemente era prevedibile, insomma. E siamo stati anche fortunati e bravi, soprattutto per aver mantenuto sempre quella quota al di sopra, no? Perché sì, se questo sì, gruppo sì. si fosse trovato in una situazione tipo Aglianese, sì, tipo sì, Real Forte Quercetra, eccetera, forse sarebbe stato un po' più difficile venirne a capo, ma vista l'inesperienza della maggior parte del gruppo, quindi ti ringrazio per la verve, però se sì. non ci metto la verve non ci arrivo più al massimo, quindi ci metto la verve per forza. Il torcicollo come va? Torcicollo purtroppo nella girata di testa per fare versione assist. Sì, versione assist l'ho presa di testa, di spalla, di tutto, però a parte scherzi, sì. ho avuto un forte torcicollo che purtroppo non mi è riuscito ancora a eliminare, però a parte quello, quelli son gesti che non sono mai appartenuti a me, ma non appartengono proprio vista l'età, però me lo porto dietro fino a, speriamo che in settimana sia sicuramente migliore. Insomma. Senti, brevemente, non dico uno X domenica perché potrebbe essere un'arma a doppio taglio, uno fisso. Ma nella guarda, testa vostra ci deve essere l'uno fisso. Ma no? Senti, la cosa bella è che loro vengono qua a vincere. Sì, questa è la cosa più bella che possa esistere. Infatti, nel senso perché non è che c'è tanto da valutare. Loro vengono a vincere e noi dobbiamo vincere. Questo non siamo una squadra che può tenere un risultato. Ovviamente ci saranno, dovremo stare attenti in campo, tatticamente, messi bene, rischiare il meno possibile, perché ovviamente non è che ci dispiace anche fare un pareggio domenica, no, nel no, senso da un ci punto di vista la garantirebbe la salvezza di sicuro, quindi però non siamo una squadra da poter aspettare, loro sicuramente devono venire qua a vincere, è come hai detto te una finale, sì, sicuramente loro... è ancora più finale per loro, insomma, per noi, io come ti ripeto, è una finale ovviamente, però è anche un modo per ringraziare tutta la gente che è venuta qui allo stadio, è l'ultima partita in casa, non dimentichiamolo, quindi spero che sia anche l'ultima partita in casa. Grazie a Simone Calori.